Un inedito assoluto, due donne in corsa per la segreteria del PD di Capitanata. Da una parte Lia Azzarone, sostenuta dal cosiddetto PD che conta, dall'altra Yaya Calvio, componente della direzione regionale del partito e appoggiata da Elena Gentile. Entrambe si rispettano ed escludono di arrivare a creare fazioni o faide. Lia Azzarone. Non stiamo giocando una partita contro, ma stiamo aprendo una discussione interna, un dibattito interno. Lavoreremo tutti insieme, noi siamo una squadra, la mia candidatura è frutto di una più ampia partecipazione del territorio, quindi tutti insieme decideremo le tappe da fare, sicuramente gireremo tutti i circoli e saremo presenti su tutto il territorio. Yaya Calvio invece riparte dalla sua lettera del 25 aprile scorso, evidenziando i nei del PD di Capitanata, ma certa di spostare il confronto sui grandi temi attuali. A malincuore devo riconoscere che il Partito Democratico di Capitanata negli ultimi tempi è diventato una sorta di nastro trasportatore che serve per lanciare le carriere politiche di qualcuno verso l'infinito e oltre. Siamo diventati una sorta di Déor in cui facciamo accomodare chiunque, tanto voglio dire un posto in lista non si nega a nessuno, una candidatura non si nega a nessuno, un'elezione a nessuno, una presidenza di qualcosa, di un ente non si nega a nessuno. Beh, io credo sia arrivato il momento di restituire al Partito Democratico la dignità di una comunità fatta di militanti, di iscritti che credono ancora nella forza della democrazia e che vogliono stare sui temi che riguardano non le vicende personali di pochi, le vicende politiche di pochi, bensì le vicende di una comunità.